La grafica nei videogiochi è spesso vista come il biglietto da visita di un'opera digitale, un invito visivo che promette mondi oltre l'immaginazione. Ma è davvero così essenziale? Prima di iniziare, seguitemi su tutti i canali social e supportatemi al meglio andando anche a vedere il mio sito web. Cominciamo subito a partire dagli aspetti positivi. Una grafica dettagliata e realistica può trasportare i giocatori in universi alternativi, rendendo l'esperienza di gioco profondamente immersiva. Sta di fatto che l'immersività nel gioco copre un ruolo molto importante per intrattenere al meglio possibile il videogiocatore. I videogiochi sono sostanzialmente una forma d'arte e la grafica è il pennello con cui gli artisti dipingono esperienze memorabili, dandoci ambientazioni mozzafiato e design incredibili nel vasto mondo videoludico. La spinta verso una grafica sempre più avanzata alimenta l'innovazione, spingendo i limiti del possibile, dandoci così possibilità di giochi sempre più realistici e performanti. D'altro canto, però, ci sono anche alcuni aspetti negativi. Una grafica all'avanguardia richiede hardware costoso, rendendo il gioco meno accessibile a tutti. Così facendo, l'hype per quel determinato gioco viene automaticamente spento di curiosità ed interesse. A volte una grafica troppo elaborata può distogliere l'attenzione dal gameplay o dalla narrazione, rendendo meno godibile l'avventura che si sta vivendo. Il costante bisogno di aggiornamenti hardware per supportare l'ultima grafica pone interrogativi sulla sostenibilità ambientale. Insomma, grafica più potente, costi elevati e sperare che il gioco atteso all'uscita effettiva non floppi già nel primo giorno di vendite. In una riflessione filosofica possiamo chiederci: la grafica è il fine o il mezzo? È l'aspetto estetico che definisce l'esperienza di gioco o è solo uno strumento per arricchirla? Alla fine, forse quello che conta davvero non è la fedeltà dei pixel sullo schermo, ma il cuore che batte dietro ogni scelta, ogni avventura, ogni sfida superata. Giocare è un'esperienza umana, un viaggio attraverso emozioni e storie, indipendentemente dalla risoluzione con cui sono raccontate. Dal mio punto di vista, giocare è scoprire, è imparare e vivere. E in questo viaggio la grafica è solo uno dei tanti compagni di viaggio. Spero che il video vi sia piaciuto e alla prossima!